casa nasce dall'idea della nostra famiglia di proporre e fare assaggiare e degustare le nostre varietà di riso italiani. Abbiamo una trasformazione completa, nel senso che dal campo, dalla coltivazione, passando per una riseria interna, fino al nostro ristorante Orizza. Il fatto di far scoprire completamente il nostro territorio e la nostra cucina, ovviamente i nostri prodotti della terra, è uno stimolo in più, in realtà, è un doppio piacere. Oggi presentiamo una ricetta ovviamente a base di riso. Noi partiamo da un riso, da una varietà di riso tipica della zona che si chiama originario. Il riso originario è un riso che deriva dalle prime varietà che venivano coltivate proprio qua in Italia, qua in questa zona. È un riso molto adatto per fare le ricette di riso, con la base di quello che si chiama riso all'imperatrice, quindi il riso che viene bollito nel latte e zucchero. È un riso molto adatto a questo tipo di lavorazione, proprio perché rilascia molto amido, assorbe molto bene il latte in questo caso, e quindi si crea quell'amalgama buona e corretta per poter sviluppare poi la ricetta. Il riso, una volta raffreddato, assorbito tutto il latte, avrà questa consistenza. Andremo a frullare gli amaretti. Una volta frullati, li terremo a parte per poi metterli in seguito. Frulleremo successivamente il nostro riso cotto precedentemente nel latte, aggiungendo un po' di latte e lo zucchero. Frullato questi tre ingredienti, possiamo continuare nel frullatore oppure si può fare a mano. Andiamo ad aggiungere il cacao, gli amaretti frullati precedentemente e la panna. Andremo a mescolare il tutto, rendendo una cosa omogenea, e finiremo il nostro bunette di riso. Viene creato questa sorta di budino di riso, un dolce al cucchiaio che noi serviamo nel nostro ristorante, che viene sempre apprezzato parecchio. Molto semplice, ma la base del riso permette di realizzare ricette semplici, ma con di effetto, insomma.